Le isole più lontane, come
sentiremo nella piccola edizione, oggi sono tutte ferme ad ascoltare il primo del crocifisso, che dice per tutti noi tutto è compiuto, Padre, nelle mie mani conferì il mio spirito, e l'atto più totale di affidamento che questo crocifisso ha voluto offrire a nome di tutta l'umanità al Padre. Ecco, io desidererei, carissimo Padre, che questa celebrazione avesse questa tonalità di Stato, perché tanti sono i volti che abbiamo ascoltato e da questa mattina ho rivisto angeli, commossi, a volte alcuni sofferenti, e comunque tutti pieni di speranza, quando il nostro crocifisso ancora una volta si è staccato dalla parete dell'altare dell'Umano, pensando a Gesù. E amore qui questa vita madre, per proprio affidare, e io chiedo attraverso di te che presiedi questa celebrazione nella carità di Cristo, sopra il tempo sacerdote e buon pastore, proprio di chiedere a Cristo crocifisso di affidare al Padre tutte le nostre intenzioni, le nostre gioie, anche le nostre speranze, le nostre attese, le nostre fatiche, le nostre sofferenze. Ti chiedo davvero di raccomandare tutti coloro che sono durati nel dolore, la malattia. Ti chiedo di affidare a Cristo crocifisso, perché appunto ti affida al Padre quei bambini della nostra comunità parrocchiale che lottano per la vita. Ti chiedo di pregare per tutti coloro che subendo del dolore vogliono aprirsi alla passione di Cristo per completare di loro quello che manca alla crocifissione del Signore. Prega, Padre mio, affida a Cristo crocifisso di San Pietro tutte le nostre famiglie, i nostri bambini, i nostri giovani, i nostri malati, i nostri anziani, quelli che stanno fuori, tutti coloro che stanno seguendo da casa. Affida la tua comunità, affida tutti coloro che sono sopravvenuti in questa celebrazione, proprio per affidare al crocifisso qualche speranza, ma anche soprattutto qualche dolore, perché si trasforma il progetto di crocifisso in motivo e in grazia di risurrezione. E con questo sia il motivo, affida tutta la Chiesa che ha tanto bisogno di ricordare il crocifisso. Quindi questi miei sentimenti volevo esternare all'inizio di questa Eucaristia, perché sono sicuro che come cantiamo spesso, dove c'è carità e amore, qui c'è Dio. Oggi amicizia, profuma questa Chiesa madre, riempie di ossia tutti i nostri cuori più presenti e soprattutto diventa un tipo di offerta su questa altare, su questa mesa. E allora davvero, qui c'è Dio. Qui c'è Dio che non ha risparmiato il proprio figlio, ma ce l'ha dato e ce l'ha dato. Grazie Padre mio, grazie comunità di superare la vita, grazie colleghi e sorelle tutti, e davvero il Signore Crocifisso benedica tutti noi e guidi i nostri passi sulla via della pace, della giustizia, dell'amore, della libertà e della verità. Grazie ancora e buona celebrazione Eucaristica a tutti. Padre carissimi, Gesù Cristo è giusto, il crocifisso, intercede per noi ci riconcilia con il Padre. Abbiamo il nostro figlio al momento per essere meno belli e portarci alla mezza del Signore. Signore,
Grazie a tutti.
in quel tempo, mentre Gesù era a pensa con i suoi discepoli, si commosse profondamente e dichiarò: in verità, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, levinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: e colui per il quale ti girò un boccone e il liberatore. E vinto il boccone lo prese e lo diede a tutta l'Iscariota, figlia di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei confessati capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo giù dalla cassa Gesù gli avesse detto: compra quello che c'è proprio per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa di nuovo. Preso i boccoli, egli subito uscì ed era male. Quando egli uscito Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi ci servirete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado per ora, tu non puoi seguirmi. Mi servirai in Italia. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Da ora mia vita per te. Rispose Gesù: farai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il canto prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. E dico fraterno, che non sono parole di circostanza, perché c'è una bella fraternità sacerdotale. Ci unisce quel ministero di Gesù, sommo sacerdote, che ci ha chiamato al ministero sacerdotale, per il quale abbiamo aperto la nostra vita. E dobbiamo ogni giorno sentirsi ai fratelli per quanto è delle nostre capacità umane. Ringrazio il Padre per le parole di benvenuto che mi ha rivolto
ma non di più lo ringrazio per questo che vive, che diventa, come diceva lui, sì, un generato spirituale. Siamo radunati di nuovo la giornata ai piedi della croce, come abbiamo fatto a salvare la vittima della prima domenica di Quaresima, quasi a sentire quelle parole del sommo pontefice Paolo Francesco, che ripetono ancora oggi con forza: noi che siamo Cristo e questi crocefisso, il Cristo e questi crocefisso. Sì, un po' nel mio vicino c'è Santa Sant'Eresi, padre mio, la mia mamma, ma vorrei dire un'altra cosa che forse non ho mai detto, ma che l'avevo già fatto. C'è un'altra, un altro legame che sono più dicendo, e lo dico oggi qui, nella festa bucale, la festa del Santo di Pesce, non solo le origini per la mia mamma, i miei parenti, che con affetto saluto, ma c'è un'altra affinità. Perché, ricordate tutti, tanti anni fa, a volte venivano militari seminaristi e seminari messina. E io per la prima volta vidi qua sfilare i gestori seminaristi di Messina. Ve lo confesso davanti al Signore che lo ci disse, ma poi prima di dire diversamente, qualcosa qui quel giorno è capitato nel mio cuore, vedendo i seminaristi, giovani, ragazzi, come lo ero io, quando ero riguardato. Ma quel giorno io guardavo i piedi del seminario e guardavo il crocifisso al quale sono stato, mi sarebbe sempre molto legato, mia mamma mi portava a questa processione, al quale spero di non mancare mai, allo scorso fatto una tempo per i venti di Paolo Chiara. E qui è capitato una cosa, perché non mi nascondo che dopo qualche mese io sono voluto andare una volta, anche solo per vedere, e sono andato in seminario di Messina. Da lì sono iniziati degli incontri scolastici con il popolo, con i seminaristi, ogni tanto ci andavo a mangiare, e così da lì il resto che lo sappiamo tutti. Mi sono incamminato. E oggi, pensavo all'inizio della messa, riflettevo, mai, tanti anni fa, sono passati 10 anni di sacerdozio e 8 seminari, di 8 anni, mai che avrei pensato di celebrare la messa ai piedi del nostro crocifisso. Ecco, oggi io questo sento di dirlo con grande afflato, grande effetto spirituale. Oggi da sacerdote, per la montagna del Papa che mi ha voluto oggi, celebro la mia messa dinanzi al crocifisso di questa straordinaria vita. Questo è un regalo del popolo, un regalo anche quello della casa. Col padre non sentivo delle famiglie, eravamo quanti e di tempo. Ho pregato con le due attività che riceve così durato, così visto. Speriamo che il Signore possa aprire i concetti e aiutarci a portare quel percorso così bene significativo fino alla Chiesa Madre, dove stiamo cercando le Eucaristie. Carissimi, siamo innanzi al crocifisso, siamo anzi, voglio dire, ai suoi piedi. Ancora una volta torniamo ai piedi del crocifisso. E ci mettiamo sui piedi e ricordiamo quello che è più essenziale della nostra vita, il cuore. Quel cuore che è sempre di sentimenti bellissimi, tutta la nostra fede ai piedi del crocifisso, le nostre speranze ai piedi del crocifisso, le nostre angosce, angustie, preoccupazioni ai piedi del crocifisso. Ma dobbiamo essere collaborati come Maria Santissima ai piedi del crocifisso con la nostra fede. Quella fede che non si accosta al crocifisso per compassione, non si accosta al crocifisso soltanto per devozione, ma c'è quell'altro ancora di più, c'è quella nostra fede di voler attingere dalle chiavi di Cristo crocifisso quella salvezza che scaturisce proprio dalle sue chiavi. Il profeta Isaia dice: dalle tue chiavi, Signore, noi siamo stati guariti,
È per questo che ai piedi del crocifisso confessiamo e deponiamo anche quello che è il male del nostro cuore e quello che noi verifica innanzi al Signore, il peccato. Quel peccato che passa nella nostra vita umana, quel peccato che ingarbuglia un po' i nostri sentimenti, quel peccato che a volte ci allontana da Dio e dal prossimo. Ma ritorniamo, abbiamo questa consapevolezza, e che poi la dovessi facilitare in questo, la consapevolezza di ritornare al cuore misericordioso del Gesù crocifisso, quel petto squarciato dal quale è scaturita sangue e acqua, simboli di salvezza, di purificazione, simbolo dell'Eucaristia, del battesimo. Ci appoggiamo con l'Apostolo Giovanni al cuore squarciato del crocifisso. Lo facciamo non appoggiandoci con l'orecchio, ma col cuore, per sentire il cuore del Signore. Quel cuore squarciato che viene a purificare il nostro cuore. Quel cuore ricco di Spirito Santo che viene riversato proprio nel momento in cui Gesù spirò sulla croce, viene riversato sul mondo intero. C'è la traduzione del nuovo dizionario, il Venerdì Santo ci dice: e Gesù, chinato il capo, emise lo Spirito, lo spirò. Ma mi piace dire emise lo Spirito, effuse lo Spirito, ci fece dono nell'ultimo momento della sua esistenza terrena, ancora una volta ci ha fatto dono di quello che è la vita della Chiesa, la vita del cristiano, lo Spirito Santo, capace di vivificare il cuore, di rendere viva la nostra fede, brillante, anche se peccatori, anche se piccoli dinanzi al Signore. Sempre e comunque a Lui ritorniamo e agli Spirito Santo sorelle. Siamo chiamati però a confessare Cristo, ci ricordava il suo potere, camminare con Cristo, diceva Papa Francesco, edificare su Cristo, confessare Cristo e questo crocifisso. A tutti noi è vero, ci incamminiamo nel Signore in qualche modo. E come ci incamminiamo? Non è solo una processione di oggi camminare dietro il Signore. Questo è un simbolo di ciò che significa la nostra adesione a Lui. Signore, noi ti abbiamo a conto della nostra vita. Noi davvero vogliamo camminare con te, perché senza di te viene il buio, viene l'oscurità, viene quell'ora delle tenebre dove il diavolo a rapire a volte anche la fede degli apostoli. Noi mi ami tutti di questo progetto che diamo, Signore, ma ricordiamo anche che Pietro, prima con Gesù, Pietro, prima che mi dato tanti, tu in verità mi avrai tre volte di amo di conoscere. E quella fede nuova del mondo, quella nostra fede, ma Pietro l'ha diventato, ma nel momento non l'ha amato. Il Signore sempre ti affida la Chiesa, il Signore sempre ritorna pieno la fiducia, si vede che il Signore ama l'umanità, anche se perché non peccatrice, anche se debole, la ama, perché Lui ci ha fatti per se stesso, Lui ci ha creati a immagine e somiglianza sua, Lui ci ha creati perché potessimo essere un giorno divinizzati con Lui nella vita eterna. E per noi, cari signori fratelli, si è inchiodato sul patibolo della croce. Quasi giustificandoci, sentivamo così un passo proveniva dalle palme. Padre, perdonami, non sanno quello che fanno. A volte penso i nostri volenti, tutti li abbiamo visto a volte spirare i nostri gatti, no? Anche la sacerdote a volte quando ci chiamano. Vediamo i nostri fratelli di lasciare questo mondo. E sono lì, non ce la fanno neanche a parlare, sono lì ormai quasi arrivati verso questo cammino del Padre. E dico, il Signore invece di pensare al suo dolore, a quel dolore atroce della croce, umiliato e raggiato,
ancora ha respiro e parole dell'umanità, nell'ultimo istante della sua vita, ancora e fonde parole di misericordia. Allora, ecco il nostro Padre che interviene di nuovo, che ha detto qualche giorno fa: il Signore non si stanca mai di perdonarci. Siamo noi, ci sono complice, che spesso ci stanchiamo di andare a chiedere il perdono. Ecco per i fratelli, la festa del Crocifisso, qui ben solennizzata, questa festa secolare che abbraccia San Vincenzo e altre comunità che si uniscono qui attorno a questo vessillo della croce del Signore, ci deve abituare a camminare con Cristo, a edificare con Lui su questa parola, a ritornare quindi alle sorgenti vere della fede. E il Padre ci sta facendo comprendere in questi giorni la vera essenza della fede, ritornare al Vangelo, ritornare ai comandamenti di Dio, a quei comandamenti che mai sono passati di moda, ritornare ai sacramenti, la confessione, la comunione, la preghiera comune, la domenica del giorno del Signore, ritornare all'essenzialità della vita cristiana, perché con Lui vogliamo camminare. Su Cristo vogliamo edificare, cioè costruire qualcosa di buono e di bello che è la nostra vita, per i nostri figli, per questa nostra società che vediamo oggi veramente in crisi da tutti i lati e da tutti i modi. Edificare con Cristo, camminare con Cristo e sempre e comunque con la nostra bocca e i nostri gesti professare il Cristo crocifisso. Il Signore ci chiede sempre qualcosa in più, fratelli. Ci chiede una fede robusta per fare scelte vere e robuste, quelle scelte robuste e vere che il Signore ha fatto. La scelta della croce, una scelta difficile. Rinunzi a Cristo, a se stesso. A cosa rinunzia? Alla sua divinità. Ci ricordava la seconda lettura della Domenica delle Palme: Cristo, un esempio di natura divina, svuotò se stesso. Cioè, forse quel manto di divinità che si rivestì di umana fragilità, come l'ultimo dei peccatori di questo mondo, lui, il solo giusto, il tre volte santo. Noi dobbiamo imparare a costruire con Cristo, a edificare su di lui, e quindi a volte, carissimi fratelli, dobbiamo rinunciare a noi stessi. Chi non rinuncia a se stesso e non prende la mia croce, non è degno di me. Sono parole belle e sono parole dure che escono dalla bocca di questo Cristo, il Dio della croce. Se non vi negate qualcosa di voi stessi e non perdete qualcosa della vostra vita, non potete essere miei discepoli. Ma cosa ci chiede il Signore di rinunziare? Cosa ci chiede di lasciare? Cosa dobbiamo lasciare per costruire con Lui, per essere il crocifisso? Dobbiamo lasciare tutto ciò che è male nella nostra vita. Quel corpo, le nostre superbi umane, le piccole cose che a volte oscurano il cuore e non fanno respirare l'anima, quelle cose che imbruttiscono i nostri rapporti con gli altri. E il Signore ci chiede: devi morire a te stesso, ma non morire fisicamente, deve morire il peccato, deve morire ciò che non ci fa fare il salto di qualità, ciò che non ci fa diventare santi. Questa è la vocazione di ogni uomo e di ogni cristiano: rinunziare a quel dolore, a quelle fazioni o fratture che a volte bruttiscono i rapporti tra di noi, che invece in chiesa ci chiamiamo e ci diciamo fratelli. Fratelli, in quel Cristo viene a noi. Ecco, allora veramente voglio riprendere le parole del Pontefice, camminare con Cristo, sempre fratelli, sempre camminare con il Signore, mai lasciare Lui, anche quando mettiamo, sempre con Lui, e quando sbagliamo, ritornare a Lui. Sappiamo come ritornare al Signore. E quando siamo smarrite, la nostra fede così vacilla, si sta perdendo, ritorniamo alla parola della verità, l'unica verità, la parola del Vangelo, che è capace di scaldare il cuore, di mettere dentro il fuoco proprio dello Spirito. Quel Vangelo che è continuato in nome di gente che ha vissuto le testimonianze, camminare con Lui per edificare con il Signore una vita nuova, una società migliore, con l'impegno di tutti e il quotidiano, e confessare, dice Paolo, confessare Cristo e questo crocifisso.
non possiamo essere cristiani se ci sleghiamo dalla croce. Non possiamo dirci di Cristo se noi non accettiamo nella nostra vita in qualche modo la stessa croce di Cristo che mi fa diventare il futuro di Cristo crocifisso. Lo sentirò più dire, così dico qualche male. Qualche volta qualche persona malata che magari ha fatto un certo valore di fede, dico al letto, dire letto, guardi che lei, unendosi con la sua malattia, Signore crocifisso, è più vicina. Perché si identifica, diventa simile a quel Signore che si lascia incollare sul regno nudo della croce. Quel Signore nato agli animali della grotta di Betlehem muore come il malfattore sul regno nudo della croce. La croce, la sofferenza, la prova quotidiana, le amarezze, fratelli, ci uniscono. Non devono diventare l'elemento per dire ah non ce la faccio più, Dio non esiste, non mi aiuta. Al contrario, il Signore mi fa passare davanti la prova. Io se la colgo, in verità, ho attento quello che mi ha detto, rinunziare a se stessi, a quello della mia croce e sentirmi. Allora questo, carissimi fratelli, auguro in questa ormai prossima Pasqua, carissimi per tutti, camminare con Cristo, edificare con Lui, confessare Cristo, ma questo crocifisso, quel crocifisso che con le braccia aperte sul mondo ci abbraccia e con lo stelo della croce verso l'alto ci fa capire che la nostra vita continua per quel regno che il Signore stesso Gesù ha preparato per ognuno che lo professa e per lui e che quello di lui si capisce. Auguri di una santa Pasqua a tutti. Carissimi fratelli, io ho un problema di felicitare per un po' e niente voglio dire la sua volontà di salvezza. Grazie alle nostre sconfitte, confidiamo in lui il processo e poi grazie. Thank you.
vostre morte, ma alla volontà, lo vediamo per Cristo, che per amore nostro c'è il suo tempo concedere il dolore della morte, che ora si è contenta proprio per tutti i secoli dei secoli. Grazie.
la sua faccia, per smontare le sue persone. Insegna la santità dell'antico avversario, che ne è il suo supremo, che è la nostra redenzione. Per questo rispetto, se viene adorato, è quella che è la donna di una gloria di Dio. Allora, capo, facendo, Signore, che subisca le nostre tutti gli uomini, che è la di Dio. Amen. Yeah, I'm going to be there.
a modo di battezzarmi, il tempo furono traditi, ripetuto di suo figlio, anche nella sua Madonna. Padre mio, Padre onnipotente, e illuminare lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per quelli prodotti
non c'eravamo in questo centro di ancora nella metà, non c'eravamo in città, non c'eravamo in posti pubblici. Non si può rinforzare.
chiamati. Padre misericordioso, a questo padre che è benissimo, e ti parlo con il salvo del tuo mondo, ti ottenga la perfetta comunione del tempo e della vita di tempo, per Cristo il nostro Signore. Parroco della comunità di San Lorenzo, salutare la vittima, a nome dei suoi fedeli, che oggi si sono uniti in pellegrinaggio alla nostra processione. Accenderà ora la lampada ai piedi del processo, lampada che dalla prima domenica di Quaresima parte anche dinanzi al crocifisso della chiesa di San Lorenzo. Tale gesto è segno della fede che ci unisce e della speranza che il mondo di Cristo sofferente e pone su tutti noi. La fiamma della lampada illumina il cammino di una chiesa che professa il suo credo di Cristo, agnello di Dio, appreso alla croce per portare la salvezza per mezzo del suo sangue ad ogni uomo. Sempre dentro, Dio Padre lo scopette, cui principio è creato la luce e accesa di nuovo di nuovo fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una corona luminosa, hai guidato il tuo popolo davanti del deserto, verso la terra promessa, nella violenza dei tempi, hai andato il tuo figlio a portare con le nostre lebbre la potente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione ha diffuso la fiamma dello Spirito sulla chiesa nascente. Benedici questa luce vostra dinanzi al Figlio di Dio crocifisso, e fa dilampare nei nostri cuori la fiamma della tua carità, per Cristo nostro Signore. Thank you.
abbiamo appena incarnato il carissimo Padre Nino, noi crediamo. Noi, caro Padre Nino, ci abbiamo creduto a questa celebrazione e a questa giornata. E come noi ci hanno creduto tutte queste persone qui dal mare intorno all'altare del Signore, come hai detto tu, tutti a molti ai piedi del Cristo. Davvero, grazie al nostro crocifisso, dal punto che è andato qui, oltre te, fuori sembra che i colpi danno piove. Ecco, tu stesso hai detto alla nostra gente che spesso mi telefonavi, che dire, forse telefonava con lui che ogni giorno, io di me, ma non Cristo, faceva passare Paterino che subito ci confrontavamo a vicino. Però ci abbiamo creduto fino alla fine. E adesso, dal nostro cuore, per il giorno di Gesù, il giorno di grande speranza e di profonda conduzione. Non mi piacciono gli altri che portano un bellissimo servizio nella nostra comunità attraverso il campo. Però devo ringraziare perché ho visto anche con tutta la nostra gente che ha pregato davvero molto bene questa celebrazione. Abbiamo creato tanto bene, perché tanto ci hai dato a prima. Quindi ringrazio davvero di cuore il maestro Gerolamo, di Matteo Galizia, tutti i singoli membri e anche un membro della nostra comunità, Marti, che vuole anche lui all'interno di questa realtà di salvare la vita, ma che comunque di questa comunità parrocchiale. Quindi, come vedete, la Chiesa è una santa cattolica non storica, come si può dire, perché è universale, non c'è un vivo o un culo. E la presenza di questo corpo in fondo qui davvero è stata la massima espressione di questo momento in comune e di questo primo servizio alla Chiesa e non solo alla nostra comunità. Quindi davvero grazie di cuore a questa parte che serve davvero in maniera eccellente la Chiesa e tutta la comunità internazionale. Grazie a tutti per salvare la vita e continuiamo comunque a stare vicini nei momenti come sono stati di dolore, ma anche nei momenti di gioia e di speranza come quello di oggi e come quello della prossima Pasqua, e quindi davvero di grande visione di grazie di tutte le famiglie di salvare la vita e comunque di tutte le nostre famiglie. Un grazie a tutti di voi, distintamente, tutti coloro che sono venuti, li ho visti, molti anche da lontano. Quindi siamo tutti contenti, gioiosi e ringrazio anche gli stati, carissimi giocolati, che mi vogliono consigliere, poi i consiglieri di stati, i nostri pubblici, i carabinieri, i consiglieri municipali, il comitato di così visto. Insomma, tutti i padri di Sergente, il suo padre Roberto, che per adesso mi aiuta in questi libri della settimana santa, che ho dato di tanto, e con quel grande di tutti di cuore, ci si trasforma, che sono una volta di padre in un piccolo gesto, che tu hai fatto al suo tempo, e lo fa anche magari un po' di più a più, magari in Europa, ma un'altra tanta città, si cerca, non è mia, e di tutta la comunità, di parlare del vicino, deve rimanere nel segno questa giornata, come rimane il segno della nostra memoria, la giornata della prima domenica di Brescia. Quindi a me adesso un omaggio di un fatto del vostro crocifisso che tu saprai dove aprire.
parlare della vostra realtà di patronato marittimo, dopo gli eventi della riunione, si volte a Roma, e il sindaco vuole ricordare che è voluto anche a lui, perché allora era presente, l'abbiamo invitato, e con molta gioia, e voi a nome mio di tutta la comunità. Non c'è un primo che thank you.
Thank you.
Grazie.